Allora, ricominciamo. E facciamo, ho già segnato tutto qui sulla lavagna, l'esercizio 2.23 degli esercizi non svolti del vostro libro di testo, a pagina 329. Allora, il testo vi dice un punto materiale di massa M 0,02 kg scende lungo un piano inclinato liscio, quindi scivola lungo un piano inclinato liscio. Alla fine del piano inclinato scorre su un piano orizzontale scabro, quindi dopo aver fatto il piano inclinato continua sul piano orizzontale che però è scabro, con un coefficiente di attrito dinamico che è pari a 0,1, andando ad urtare una molla di massa trascurabile. Quindi ci dice che la molla ha massa trascurabile, che è in genere sempre l'assunzione che viene fatta negli esercizi di fisica 1, cioè che la molla non abbia massa. La molla è fissata a un vincolo verticale, quindi la molla è fissata qui, a questa parete. No? Allora, la molla ha una lunghezza a riposo L0 di 10 cm, quindi quando è a riposo è lunga 10 cm, e una costante elastica K che è 2 newton su metro. La distanza tra la fine del piano inclinato e il vincolo è 40 cm, quindi dal punto in cui finisce il piano inclinato al punto dove ci sta questo muro c'è una distanza D che è 40 centimetri. Se il punto all'istante iniziale è fermo, cioè se la massa M passa da fermo, parte da ferma, scusate, determinare l'altezza H da cui deve scendere affinché dopo aver urtato la molla possa toccare la parete del vincolo. Quindi la domanda è, in realtà avrei dovuto chiedere, la domanda è: e qual è la quota minima da cui deve partire che brutto qua scritto male da cui deve partire M per riuscire a toccare la parete di vincolo, cioè per riuscire ad arrivare a toccare questa parete qui, chi si trova in questa posizione. Allora, considerate che il vostro libro di testo, lo facciamo qui. Lo copiamo qui. Allora, considerate che il disegno del vostro libro di testo è questo. Cioè, vengono date solo. Questo è il disegno che vi fa il vostro libro di testo, e quindi nella lettura del testo, quando si dice un punto materiale di massa 0,02 kg scende lungo un piano inclinato liscio, alla fine del piano inclinato scorre un tratto orizzontale scabro, coefficiente di attrito dinamico 0,1. Capite che io vi ho scritto qui liscio, vi ho scritto qui scabro. Poi, andando ad urtare una molla di massa trascurabile fissata ad un vincolo verticale. La molla ha una lunghezza a riposo L0, che è 10 cm, e io vi ho scritto chi è L0 sul disegno. E una costante elastica K, e ho messo il K sulla molla. La distanza tra la fine del piano inclinato e il vincolo è 40 cm. Quindi nella lettura del testo io ho già trasferito dei dati che vengono dati, diciamo, in forma scritta, nel disegno. Quindi imparate a leggere bene i testi e
e a vedere, diciamo, che come poi si trasferiscono in uno schema logico questi disegni. Allora, ci sono prima un paio di questioni. La prima è, dice, ah, ma professore, ma questo è disegnato così, ma la quota H, da dove la devo misurare? Dalla base di questo cubetto, dal centro di questo cubetto o dal sopra, da questo punto qua, da questo punto qua? Allora, il testo dice chiaramente è un punto materiale, ve lo disegna come un cubetto, no? Ma è chiaro che noi siamo nell'approssimazione in cui ho un punto di massa m e dimensioni nulle, quindi non mi devo preoccupare di questa cosa qua. Quindi so che questo punto materiale scivolerà e andrà giù, e adesso uno di voi mi potrebbe dire, prof, ma se qui arriva con certo angolo, magari questo punto fa Boeing, fa così, no? Perché sbatte contro il piano orizzontale e la traiettoria è una traiettoria che boh, chissà come sarà fatta. Allora non vi dovete fare troppi, diciamo, paturnie mentali, no? È chiaro che qui il testo del problema intende dire che il punto materiale continua in direzione orizzontale, quindi chiaramente questo qui, e qui si fa l'approssimazione che la direzione della velocità cambi seguendo, diciamo, la pendenza del piano. Quindi qui la velocità segue la pendenza e poi quando arrivo in questa posizione sarà orizzontale. Non vi state a preoccupare più di tanto. D'accordo? Allora, adesso proviamo a farlo insieme. Questo esercizio qui è un classico esercizio che si risolve applicando i concetti di energia potenziale ed energia cinetica e lavoro delle forze. E potrei risolvere questo esercizio calcolandomi con le equazioni, calcolandomi l'accelerazione lungo questa direzione qua, vedendo in qualche modo di calcolarmi come si evolve la velocità e calcolare la velocità in questo punto finale, e poi fare la stessa cosa sul piano orizzontale. Ma è chiaro che non è questo il modo più semplice per risolvere il problema. Quindi cerchiamo di utilizzare la conservazione dell'energia meccanica. Allora, quando applico la conservazione dell'energia meccanica, mi è chiaro che la conservazione dell'energia meccanica io la applico sempre da un punto iniziale a un punto finale, no? Allora, cominciamo a identificare questi punti, vediamo se mi date una mano voi, no? Se io cancello questo schema adesso, datemi una mano voi. Parto da qui. Chiaramente il punto iniziale lo chiamerò A, poi sono in questa condizione qui. Come posso applicare la conservazione dell'energia meccanica? Secondo voi che cosa posso fare? Dove posso scegliere questo punto B? Dove finisce il piano? Allora, supponiamo di scegliere il punto B in questa posizione qua, no? E va bene. Allora, se applico la conservazione dell'energia meccanica nella discesa da A a B, no? Che cosa posso dire? Posso dire, ci sono, anzi, diciamo, nel punto generico, ancora lo facciamo, no? Nella posizione generica, quali sono le forze che agiscono su questo punto materiale? C'è la forza peso che spinge verso il basso e ci sarà la reazione normale. No? Allora, ci sono forze di natura non conservativa? No. No. Cioè, perché la forza peso è conservativa. No? Mi potrebbe venire il dubbio
che la reazione normale sia conservativa o non conservativa, ma non me ne preoccupo. Per quale motivo? Perché la reazione normale in questa discesa non compie lavoro, perché la reazione normale è sempre perpendicolare allo spostamento. Allora, se questa è la realtà, cioè che non ci sono forze non conservative, allora posso applicare la conservazione dell'energia meccanica, cioè posso dire l'energia meccanica del punto materiale nella posizione A deve essere uguale all'energia meccanica del punto materiale nella posizione B, cioè quella all'inizio deve essere uguale a quella alla fine. Vi torna questa cosa? Sì. Allora, questo che cosa vuol dire? Che la somma di energia cinetica quando mi trovo in A più energia potenziale quando mi trovo in A deve essere uguale alla somma di energia cinetica quando mi trovo in B più energia potenziale quando mi trovo nella posizione B. No? Ma d'altra parte, il testo mi dice esplicitamente che il punto materiale parte da fermo, quindi all'inizio ha un'energia cinetica nulla, quindi questo termine se ne può andare via. In più, vi ricordate che siccome l'unica forza che qui compie lavoro è la forza peso, la forza peso ammette una energia potenziale. Vi ricordate che l'energia potenziale della forza peso si può scrivere come mgz più una costante, no? Dove chi è z? È un asse diretto lungo la direzione verticale. Allora io posso prendere l'origine sulla, diciamo, la quota di terra e poi posso dire va bene, scegliamo che la costante è uguale a zero, cioè l'energia potenziale varrà mgz. Quindi a seconda della quota a cui si trova il punto materiale, l'energia potenziale potrà valere un valore più grande o un valore più piccolo. Adesso, quando mi trovo nella posizione iniziale, quanto vale l'energia potenziale? Vale mg per la mia quota iniziale, che è proprio pari ad h. E questo deve essere uguale all'energia cinetica che io ho quando arrivo in B, ma quando arrivo in B ci arriverò con una certa velocità, chiamiamola velocità in B. Quindi l'energia cinetica varrà un mezzo mvb quadro e quando arrivo in B, per la scelta che ho fatto, no? Qua io ho scelto di prendere l'origine del sistema di riferimento z su, diciamo, sul piano orizzontale e di scegliere la costante a zero, la mia energia potenziale quando mi trovo in B è proprio uguale a zero, quindi questo termine se ne va via. Quindi io trovo questo risultato, cioè che posso semplificare qui, no? La massa e la massa si semplificano e mi viene che la velocità in B è uguale alla radice di 2 volte g per la quota h. Quindi se partisse da una quota h, arriverebbe in b con una velocità che è data da questa espressione qui. Vi torna questa cosa? Vi torna? Sì. Allora, per inciso, io vi vorrei far notare che partendo da arrivo in B con questa velocità qua, che se il piano inclinato invece di essere fatto come un piano inclinato fosse stato fatto così, o fosse stato fatto così, no? O fosse stato fatto insomma di qualsiasi altra forma, la velocità con cui arrivo in B è sempre la stessa, cioè dipende solo dalla differenza di quota tra A e B, che è H in pratica. Perché? Perché durante il moto, essendo la reazione normale sempre normale al piano, in ogni punto, non compie lavoro, e ciò è vero per qualsiasi traiettoria, anche per la traiettoria arancione o per la traiettoria rossa, e il lavoro viene fatto solo dalla forza peso, ma il lavoro della forza peso dipende solo dalla coordinata del punto iniziale e finale, è sempre lo stesso. Quindi comunque sia fatto il piano
inclinato, io arrivo in B sempre con la stessa velocità. No? È chiaro però che a seconda di come è la forma di questo piano inclinato, potrò arrivare con una velocità, ad esempio nel caso rosso, che è diretta così, nel caso verde, che magari è diretta così, nel caso nero, che è diretta così, cioè il modulo della velocità è la stessa, ma la direzione dipenderà dalla pendenza locale della curva nel punto in cui arrivo. Allora, qui il libro di vostro libro praticamente assume di dire, va bene, qui io arrivo con una velocità VB che è diretta in questa maniera, ma assumo che qui succede un qualche cosa, che questa velocità viene trasformata in una velocità VB che ha lo stesso modulo, che però è parallela alla superficie. Quindi faccio questa approssimazione, che considero abbastanza buona. Quindi, diciamo, se conosco H, mi posso calcolare la velocità in B. D'accordo? Ma adesso, per risolvere il problema, io qual è la condizione che devo applicare? No? Qual è la condizione? Qui non ho ancora, ho risolto solo la prima parte del moto. Il mio libro, il mio esercizio mi dice, domanda, qual è la H minima da cui devo partire per riuscire a toccare la parete di vincolo? Quindi in realtà io dove devo arrivare? Fino alla parete dove sta la molla. Quindi, diciamo, la parete di vincolo, questo punto è rilevante per me, è il punto C. No? Perché io, lui mi chiede, qual è la H minima da cui devo partire per poter arrivare in questa posizione qua? Allora, capite benissimo questa cosa. Se H fosse un chilometro, no? E la massa andasse giù per il piano inclinato, libera di scendere giù, arriverebbe in B con una velocità che è radice di 2gh, dove h è un chilometro, sarebbe una velocità molto elevata. No? Quindi io avrei una specie di proiettile che andrebbe in questa direzione qui. Che cosa succederebbe a questo proiettile? Verrebbe rallentato perché c'è attrito, perché vi ricordate che il piano è scabro. Poi quando raggiunge la molla, comincerebbe a comprimere la molla, no? Che eserciterebbe una forza elastica e lo rallenterebbe ulteriormente. La molla viene compressa sempre di più, però capite che se la quota è molto grande, non riesce il sistema a rallentarmi più di tanto e io arrivo in C con una velocità elevata, quindi sbatto alla parete, no? Perché ci arrivo con una certa velocità. Adesso, se invece di partire da un chilometro di quota, parto da una quota più bassa, la velocità con cui arrivo in B è più bassa e riuscirò a comprimere la molla e arriverò in C con una velocità più bassa. Adesso, qual è la condizione limite su H? Cioè, qual è la H minima da cui io devo partire per riuscire ad arrivare in C? Che quando arrivo in C la mia velocità sia zero? Brava. Quindi la condizione che devo imporre, no? La condizione da imporre è che la velocità in C sia uguale a zero, cioè che io riesco ad arrivare in C, ma ci arrivo con una velocità nulla, d'accordo? Allora adesso sono in B con una velocità VB che è legata ad H e devo arrivare in C con una velocità nulla. Che cosa faccio? Mi applico i concetti di conservazione dell'energia nel tratto che va da B a C. No? Adesso la mia domanda è, nel tratto che va da B a C ci sono forze non conservative? La forza di attrito. Sì, c'è la forza d'attrito. Quindi posso applicare la conservazione dell'energia meccanica secca come l'ho applicata da A a B? No. E che cosa devo scrivere? Devo scrivere, va bene. Allora dico, va bene. Devo scrivere che l'energia meccanica
che ho quando arrivo in C meno l'energia meccanica che avevo quando mi trovavo in B deve essere uguale al lavoro delle forze non conservative che agiscono mentre, scusate, sì, no, giusto, forze non conservative che agiscono mentre io vado da B a C. Vi è chiaro questo? Allora, questo significa dire che l'energia cinetica quando mi trovo in C più l'energia potenziale quando mi trovo in C meno l'energia cinetica quando mi trovo in B più l'energia potenziale quando mi trovo in B deve essere uguale al lavoro delle forze non conservative. Allora, chi è il lavoro delle forze non conservative? È l'integrale della forza di attrito quando mi sposto da B fino alla posizione C. Questa è la quantità. Ok? Allora adesso, prima di fare delle considerazioni, ci ricordiamo semplicemente questa cosa che è sempre la stessa, quindi vale sempre la stessa cosa. La forza di attrito, no? Quando io mi sposto, in questa direzione di una quantità ds, la forza di attrito è sempre in direzione opposta e forma un angolo di 180 gradi con ds. Quindi questo prodotto scalare qui, no? Io ho semplicemente il modulo della forza di attrito per ds e nel prodotto scalare ho il coseno di 180 gradi e quindi ho un segno meno davanti, quindi questo è l'integrale da B a C. Ma d'altra parte so che nel moto la forza di attrito è una costante, quindi è sempre la stessa, quindi la porto fuori dall'integrale e ho l'integrale di ds da B a C. E questo vuol dire che questa è meno la forza di attrito per la distanza tra B e C. Quindi il lavoro fatto dalla forza di attrito è semplicemente meno la forza di attrito per la lunghezza del tratto da B a C. Allora il testo mi dice, guarda, che la lunghezza del tratto BC è semplicemente D e viene data nel testo. In più io so che la forza di attrito dinamico è il coefficiente di attrito dinamico per la reazione. Mentre il punto materiale si muove da B a C, lo disegniamo qui, in una posizione generica, quando si trova in questa posizione, è sottoposto alla forza peso ed è sottoposto alla reazione normale e so che la reazione normale in modulo è uguale alla forza peso, siccome il piano è orizzontale e quindi è semplicemente pari a mg. Quindi è molto semplice. Qui, questo è semplicemente, qua avrò meno mi con D per mg. Quindi una forza d'attrito che co lavoro compie quando un corpo scivola su un piano scabro? Meno, perché è negativa, il coefficiente di attrito dinamico per la massa del corpo, per l'accelerazione di gravità, per la distanza che viene percorsa. Questo lo ritrovate in tantissimi esercizi, sia nel libro di testo che nel libro di esercizi che dei testi d'esame. Quindi questo risultato, vi ricordo, è vero perché si sta muovendo in piano il corpo, no? E perché la forza di attrito è radente. Allora, quindi, Scusi, ma prego. ripetere al volo perché, allora, perché se l'angolo è di 180 gradi l'integrale non è più, diciamo, vettoriale? Non so se si può dire. Non si può dire, però Ok. facciamo finta che non ho sentito, diciamo così. Allora, questo è un prodotto scalare, no? Questo è un prodotto scalare. Per definizione, il prodotto scalare tra due vettori è il modulo del primo per il modulo del secondo per il coseno dell'angolo formato dai due vettori. Si ricorda che se io ho due vettori, ad
ad esempio A e B, il prodotto scalare di questi due vettori, A scalar B, è uno scalare che è pari ad AB per il coseno dell'angolo teta. Allora, siccome questi due vettori sono sempre uno opposto all'altro, perché per natura proprio dell'attrito, questo angolo è 180 e il coseno di 180 gradi è meno. Ok, grazie. Bene. Va bene. Quindi abbiamo questa cosa qui. Allora, possiamo quindi scrivere energia cinetica in C più questo meno la somma di queste due deve essere uguale a questa quantità. Riscriviamolo che così quindi ho che energia cinetica in C più energia potenziale in C meno energia cinetica in B meno energia potenziale in B deve essere uguale a meno mg per la distanza D. Ma adesso, la condizione che io sto imponendo qual è? Che quando arrivo in C ci devo arrivare fermo. E quindi questa energia cinetica in C è uguale a zero. Ora, quant'è la mia energia potenziale quando mi trovo in C? Zero. Perché zero? Perché la quota è sempre zero. Quando arrivo in C, ho energia potenziale zero? No, c'è la forza elastica. Bravo. Se stiamo parlando dell'energia potenziale della forza peso, siccome rimango sempre alla stessa quota, sempre zero ciò, perché rimango a quota zero, no? Quindi l'energia potenziale associata alla forza peso non cambia. Ma attenzione, ho una molla che si sta comprimendo e più la comprimo, più immagazzino energia potenziale nella molla. Quando arrivo in C, la molla è compressa. Di quanto è compressa? Di L0, della sua lunghezza al riposo, no? Perché prima era a riposo, era lungo L0, la sto comprimendo di L0, cioè cambia di lunghezza di L0. Quindi quanta energia potenziale ho io alla fine quando mi trovo in C? L'energia potenziale associata al fatto che ho una forza elastica. Quindi ho un mezzo, la costante elastica, per l'accorciamento della molla al quadrato, L0 al quadrato. Va bene? Meno l'energia cinetica che ho in B, che è un mezzo mvb al quadrato, meno l'energia potenziale in B. Che energia potenziale ho quando mi trovo in B? Zero. Perché zero? Perché la mia quota è zero e l'energia potenziale della forza peso è zero e la molla non è compressa e quindi non ha energia immagazzinata. Quindi questo deve essere uguale a meno m con d mg per d. Ok? Allora, quindi io trovo questa condizione qua. È chiaro che qui c'è una cosa che a voi vi deve fare strano. Qual è la cosa che vi fa strano? Non c'è H. Eh? Non c'è H. A parte che non c'è H, ma adesso lo facciamo rivenire, lo facciamo subito, che così non c'è H, però attenzione, io prima, nella prima parte dell'esercizio... Perché mvb al quadrato è uguale a 2g per H. No, vede che qua, prima, nella prima metà dell'esercizio, io ho ricavato che un mezzo mvb quadro è mg per H, no? Quindi, sì. Ovviamente... questa quantità qui è mg per h e quindi io qua posso avere un mezzo kl0 quadro meno mgh deve essere uguale a meno md mg per d. No? Adesso questo a me permette di risolvere l'esercizio, cioè posso ricavare il valore di h, ma diciamo non c'è una cosa che vi ha fatto strano adesso che io ho applicato qui che ho scritto questa, ad esempio?
Dici, ma come? Quando arrivo in C, no? Questa molla, no, quando arrivo in C, questa molla com'è? È tutta compressa in una lunghezza zero, cioè è proprio schiacciata che non c'ha più dimensione. È chiaro che questa è un'approssimazione, noi stiamo trattando una molla come un qualche cosa che si può comprimere fino a occupare una distanza zero, no? È chiaro che è una schematizzazione che stiamo facendo, no? Nel caso reale, come sarebbe dovuto essere l'esercizio? Avrebbe dovuto chiedere, avrebbe dovuto dire se la molla fosse attaccata qui, quanto deve essere H perché si accorci di una distanza L0. Allora rimarrebbe una parte di molla più compressa in questa posizione qua. Quindi attenzione a non farvi, diciamo, creare problemi che non ci sono. Quindi è una schematizzazione. Quindi io raggiungo questa relazione e vabbè, adesso qui non devo fare altro che ricavare H, no? Quindi faccio molto banalmente, trovo che H è uguale a un mezzo K L0 quadro più mi con D MG D diviso MG, e quindi posso scriverlo più semplicemente, H è uguale a mi con D D più K L0 4 diviso due volte MG, per scriverla in forma un po' più compressa. Ci sostituisco i valori dentro e ricavo il valore di H. Adesso qualcuno di voi mi può fare il calcolo? Questo è 0,1 per 40 centimetri, che è 0,4 metri, più K era 2 newton per metro, L0 era 10 centimetri, quindi è 0,1 al quadrato, diviso due volte la massa, che è 0,02 kg per 9,81. Quindi il 2 e il 2 si semplificano, quindi quanto ci viene? Sarebbe 0,04 più 0,01 diviso 0,09 metri, e quindi questo sarebbero 9 centimetri. Quindi basta partire da 9 centimetri di quota e la molla si comprime tutta fino a far arrivare il punto in C fermo. Allora adesso abbiamo fatto, perché io ho seguito, diciamo, l'indicazione di uno di voi che all'inizio mi ha detto che il punto rilevante, dopo aver scelto A, il punto rilevante era il punto B, quindi ho risolto il problema in due parti. Prima vado da A a B e poi sono andato da B a C. No, questo l'ho risolto in due fasi. Ma potevo farlo direttamente tra A e C? Potevo risolvere il problema direttamente da A a C? Potevo dire, va bene, il punto iniziale è A, vado nel punto C, quindi devo scrivere l'energia meccanica in C meno l'energia meccanica in A uguale il lavoro delle forze non conservative. Potevo anche applicare l'equazione dell'energia meccanica tra il punto iniziale e direttamente il punto C. Qui avevo energia cinetica in C più energia potenziale in C meno energia cinetica in A meno energia potenziale in A deve essere uguale al lavoro delle forze non conservative. Ma adesso questo lavoro delle forze non conservative è sempre lo stesso, perché questo si ha solo nel tratto di piano, cioè varrebbe sempre meno mi con D mg per D. Adesso qui
Siccome arrivo in C fermo e siccome sono partito da A fermo, le energie cinetiche non ci sono, l'energia potenziale in C era semplicemente un mezzo KL0 quadro, cioè solo l'energia potenziale della forza elastica, perché l'energia potenziale della forza peso non c'era, meno quanto vale l'energia potenziale quando mi trovo in A? Vale mgh perché sono una certa quota, quindi la forza peso potenzialmente può fare lavoro e basta perché la molla non è compressa, quindi ho solo questo termine e questo è uguale a meno mi con d mg per d. Allora voi vedete che avreste fatto l'esercizio in due passaggi, semplicemente saltando il passaggio intermedio. Ma d'altra parte lo vedete che nel fare l'esercizio in due parti intermedie, no? Lo vedete? Noi abbiamo scritto questa per la seconda fase da C a B e poi abbiamo realizzato che questo termine qua altri non era che MGH e che veniva dal primo pezzo dell'esercizio, veniva da qui, da AB, da questa espressione qui. E quindi il dato di uscita della prima parte del moto, cioè la velocità in B, che è il dato di uscita, diventa il dato di ingresso della seconda fase del moto, cioè da B a C. E io posso direttamente saltare il passaggio intermedio e fare direttamente da A a C. Prof, scusi. Prego. E quindi quando conviene, diciamo, passare direttamente da A a C oppure trovare un punto intermedio? Perché nell'esercizio che avevamo fatto prima delle vacanze di Pasqua, facendolo da C risultava più complicato, mentre trovando un punto in B... Conviene fare in due passaggi come oggi e poi mano a mano che fate gli esercizi prendere la mano e capire che si può fare anche direttamente. Senz'altro, se l'esercizio vi aveste chiesto di dare anche la velocità intermedia, no? La velocità in B, allora necessariamente poi mi devo calcolare V in B, no? Quindi tanto vale fare direttamente in due parti. È una questione di pratica. Cominciate a fare esercizi e vedrete che non è poi... Si può fare in un modo o nell'altro. Fossi io uno studente come voi, lo farei in tutti e due i modi. Per essere sicuro. Va bene? Allora, in tutto ciò, ho applicato l'energia meccanica e ciò è risultato in due passaggi. Due passaggi. Quindi ho risolto il problema in due passaggi. Che cosa ho perso? Che cosa mi manca? Com'è? Che non so assolutamente com'è stata la velocità e com'è stata la posizione negli istanti intermedi. Non ne so niente. Cioè, se mi chiedete quant'è la velocità a metà del piano inclinato, non l'ho calcolato. Se mi chiedete quant'è la velocità mentre la molla è compressa di un terzo, non l'ho calcolato. Però a me non importa perché mi interessa semplicemente determinare la quota minima da cui devo partire. È chiaro? Nessuna risposta? Sì, è chiaro. Allora, possiamo almeno scrivere il testo di un altro esercizio, Mazzoldi Nigrovoci 2.36, pagina 330, non dà il disegno e vi dice: un pendolo semplice, massa e lunghezza L, oscilla in un piano verticale con ampiezza θ0 di pi greco mezzi. Quindi ha massa e lunghezza L. Calcolare in funzione dell'angolo θ la velocità di m, quindi domanda, calcolare in funzione di θ la velocità il modulo dell'accelerazione. E il modulo della tensione.
tensione nel punto di massima quota. Allora, quindi ve lo rileggo, un pendolo semplice, massa m, lunghezza l, oscilla in un piano verticale con ampiezza teta 0 uguale pi greco mezzi. Allora, qui bisogna capire bene che cosa intende il libro, cioè che cosa intende? Intende che abbiamo un pendolo che oscilla in un piano verticale, quindi nel piano della lavagna, con un'ampiezza teta 0 di pi greco mezzi, che vuol dire che questo pendolo oscilla tra questo punto dove l'angolo teta 0 vale pi greco mezzi, si muove in questa posizione, passerà per il vertice e poi ritorna da questa parte qua e arriva fino a qui. E poi che fa? Ritorna indietro e oscilla avanti e dietro, quindi fa delle oscillazioni con un angolo massimo teta 0 che è pari a pi greco mezzi. Adesso vuole sapere la velocità. Non lo facciamo questo esercizio, ma lo impostiamo, poi ve lo fate da soli. Allora, alcuni di voi potrebbero essere portati a dire: ah, è un pendolo, quindi la legge del pendolo è teta di t uguale l'ampiezza dell'oscillazione per coseno di omega t più phi, cioè il modo è di tipo armonico, dove l'ampiezza teta 0 è pi greco mezzi, perché va da più pi greco mezzi, no? Questo è più pi greco mezzi, e quando mi trovo da questa parte sto a meno pi greco mezzi, l'angolo teta, e la pulsazione omega è radice di G su L. No? Questo vale solo per le piccole oscillazioni, però non si può usare per un angolo così bravo. È bravo, e sbaglierei, perché questa legge qua vale solo per piccole oscillazioni, quindi io non posso utilizzare questa legge qui se le oscillazioni sono di 90 gradi, perché chiaramente non posso applicare questa formula qui, che è stata ricavata con un'approssimazione. E lo studente inavveduto potrebbe dire: vabbè, se questa è teta, posso calcolare la velocità angolare come derivata di teta rispetto al tempo, e poi la velocità del punto la posso scrivere come omega per r, dove r è il raggio della traiettoria. No, tutto ciò sarebbe sbagliato. No, non lo posso fare, perché il moto non è armonico. Allora, come si risolve questo problema qua? È un problema di conservazione dell'energia meccanica, cioè devo dire: se questa è la posizione in cui si trova il punto materiale, in questa posizione qua, e se voglio sapere quanto vale la velocità in un generico punto B, posso applicare la conservazione dell'energia meccanica tra A e B. E perché lo posso fare? Perché durante il moto c'è solo la forza peso che è conservativa e solo la tensione, la quale, siccome la tensione è perpendicolare alla traiettoria, non compie lavoro, quindi la tensione fa sempre un lavoro nullo, quindi è chiaro che è solo la forza peso che conta. Applico la conservazione dell'energia meccanica tra A e B, e cioè dovrò scrivere che l'energia meccanica in B deve essere uguale all'energia meccanica in A, perché non ci sono forze non conservative, c'è solo la forza peso. Se applico questa legge, allora vedrete che posso ricavarmi quanto vale la velocità in B. E questo provate a farlo e ce lo ricaviamo domani, no? Lo rivediamo domani. Però la cosa importante, state attenti, non impazzite e dire: è un moto armonico, applico questa legge, ricavo la velocità angolare, poi ricavo la velocità, perché questo è sbagliato. Cioè, con la conservazione dell'energia meccanica posso studiare il moto di un pendolo anche quando le oscillazioni non sono piccole. D'accordo? Allora ve lo lascio come esercizio e poi domani brevemente vediamo la soluzione.